Non dobbiamo abbandonare, lo continuo a dire, né la cautela né la prudenza. Il virus è ancora tra noi, noi abbiamo imparato a contenerlo, i nostri concittadini hanno imparato ad attrezzarsi, hanno imparato a fronteggiarlo a costo di molte vittime. È in fondo una sostanziale privazione delle nostre libertà, e proprio per questo dobbiamo sapere che è ancora tra noi, è un po' meno forte, è un po' più conosciuto, ma non è stato né sconfitto né allontanato. E allora, in prossimità delle decisioni che verranno prese dal governo, nelle prossime settimane e che tanto appassionano, le discussioni degli italiani informati e meno informati, dobbiamo spendere una parola per, sottolineare anche noi, come il Presidente del Consiglio e tutti i ministri, stanno facendo, che non bisogna prendere nessuna decisione frettolosa. Bisogna essere ancor di più consapevoli e responsabili e bisogna che i nostri cittadini, possano e debbano essere tutti partecipi.